Siamo in Piazza Scala perché è un luogo molto importante a cui sono tanto legata e dove è iniziato il mio percorso musicale. Ho fatto 10 anni di voci bianche presso questo teatro e è stata un'esperienza importantissima perché qui ho capito che avrei voluto fare della musica il mio mestiere. E quindi vivere il teatro sin da piccoli in maniera così diretta è stata un'esperienza molto importante per me e mi ha aperto verso un mondo che altrimenti non avrei mai scoperto. Ho iniziato a cantare sin da piccolissima e ho iniziato poi a cantare nel coro all'età di 6 anni e ho continuato fino ai 17-18, poi ho deciso di fare l'ammissione a canto al Conservatorio di Milano. Il teatro ha influenzato tantissimo la mia scelta in un secondo momento di intraprendere anche il percorso della viola. Ho iniziato perché mi era stato detto che per essere una cantante completa serviva anche uno studio di uno strumento e quindi ho deciso di iniziare la viola perché esistevano ancora gli esami attitudinali, quindi non sapendo suonare sono entrata e ho imparato proprio in conservatorio e ho concluso poi il mio percorso con la viola e quindi il teatro mi ha portato anche ad apprezzare quello che è lo strumento e la parte strumentale, che è assolutamente fondamentale. Il doppio percorso mi ha aiutato tanto, penso che le due cose siano complementari, ci sono degli aspetti dello strumento che aiutano il cantante e viceversa, quindi è stata una scelta fortunata nel mio caso. Essere in orchestra quando i colleghi cantano è un'esperienza molto bella e ovviamente sono divise, il mio cervello è diviso esattamente in due parti, una parte pensa a quello che devo suonare e l'altra dice il cantante che cosa fa. E da un punto di vista più pratico in realtà accompagnare i cantanti mi è sempre servito tanto perché quando poi tocca a me cantare so esattamente cosa l'orchestra ha bisogno di capire e quindi diventa più facile relazionarsi poi quando si canta con un gruppo cameristico, un'orchestra grande o anche solo col pianista. Ho pensato di organizzare il mio concerto in due parti. La prima parte è un omaggio soprattutto alla musica da camera, vocale, in particolare agli autori italiani, quindi ascolterete Donizetti, Bellini, Verdi, Tosti e poi un piccolissimo omaggio al mondo europeo, quindi un lead di Strauss e una melodia di Satie. La seconda parte invece è tutta opera, scritta in italiano, non necessariamente da compositori solo italiani, ci sarà Handel, Mozart e poi passiamo al bel canto con Bellini e infine Puccini, 2 arie di Puccini. Penso che conciliare la parte cameristica, quindi quella un po' più introspettiva, e quella d'opera sia un elemento imprescindibile per un cantante, perché nell'opera non si ha solo l'aria, ci sono anche dei momenti molto intimi di riflessione del personaggio e sono momenti da camera, momenti che appunto il cantante condivide quasi con se stesso più che con il pubblico. E mettere insieme questi due elementi in un concerto è una sfida per chi esegue, perché deve essere capace di variare e di dare le giuste sfumature a quello che sta eseguendo. Non si può fare una melodia, un lead, come si fa l'aria d'opera. E per l'ascoltatore diventa interessante proprio capire queste differenze. Yeah.
ho solo amici musicisti e in realtà sono tutti molto affascinati quando racconto un po' quello che faccio come studio, come è organizzata la mia università, la mia scuola, il fatto di avere tante materie pratiche piuttosto che materie invece solo teoriche. E sono affascinati dal mondo del teatro quando magari si racconta com'è l'opera, cosa succede nell'opera, la trama, i personaggi. Io credo sia un mondo che affascina molto. Vi aspetto il 19 novembre in Sala Verdi alle ore 21 per il mio concerto. Perché venire a sentire una ragazza di 21 anni che canta? Perché sono giovane e spero di trasmettere a quelli della mia età l'entusiasmo, la bellezza e la passione di questo mestiere. L'opera è giovane perché racconta i sentimenti, le passioni che i giovani vivono. Quindi penso che un pubblico giovane potrà riconoscersi senza paura in quello che canto e quindi spero di poterli conquistare.